Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a realizzare un caricabatterie universale per batterie a litio. Con l'occasione vedremo anche come realizzare dei contatti magnetici di collegamento a queste batterie che ci serviranno anche per altri scopi. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questo video nasce dall'esigenza di realizzare un caricabatterie per queste batterie a litio modello 14500 da 500 mAh. Queste batterie normalmente trovano impiego all'interno di modellini giocattolo. Hanno una discreta capacità e si ricaricano con l'apposito cavo in dotazione che, ahimè, nel mio caso è andato perduto. Nel video di oggi vedremo come realizzare un cavo sostitutivo, che naturalmente è disponibile online, link in descrizione. Queste batterie derivano il loro nome dalle loro dimensioni, pressoché simili a quelle di una batteria stilo AA, naturalmente però con un range di voltaggio che va da 3 V a 4,2 V. Questa batteria a litio contiene già al suo interno un BMS-1S, che si occupa di proteggere la batteria in caso di sovraccarica, sovrascarica e cortocircuito. Per il cavo di ricarica mi procuro un connettore femmina da collegare a questa batteria, che però, come possiamo vedere, ha i colori dei fili invertiti e di questo dovremo tener conto successivamente. Il caricatore originario di questa batteria contiene un circuito TP4056, come quello presente nel nostro modulo standard. Il modulo contiene il chip 4056 che si occupa della ricarica delle batterie a litio e un BMS che comanda due MOSFET contenuti in questo chip che scollegano il negativo della batteria dal negativo del carico in fase di scarica o dal negativo dell'alimentatore in fase di ricarica. La batteria è collegata ai due pin centrali B+ e B-, mentre il carico in uscita ai pin OUT+ e OUT-. Per la ricarica è necessaria una fonte USB 5 V. Passiamo all'atto pratico. Facciamo questi collegamenti con una lega stagno piombo 6040 contenente al suo interno del flussante al 2% per facilitare la saldatura. Andiamo a saldare il terminale positivo e negativo della mia batteria, che vi ricordo nel mio caso ha i colori invertiti. Fatte queste saldature, andiamo a testare questo modulo di ricarica collegando la presa USB Type-C al mio caricatore USB UNIT con indicazione della corrente assorbita, all'incirca 360 mA. Il LED rosso si accende e rimarrà tale per tutto il processo di ricarica. Il ciclo Constant Current Constant Voltage prevede in una prima fase una corrente costante di 1 A circa, realizzata andando a fornire alla cella una tensione via via maggiore per compensare l'innalzamento di tensione della cella stessa. Quando quest'ultima avrà raggiunto i 4 V, il chip passerà alla ricarica a Constant Voltage, cioè voltaggio costante di 4,25 V. La ricarica termina una volta che la corrente assorbita dalla cella sarà scesa ad un valore pari a 1/10 della corrente massima di ricarica, ossia di circa 100 mA. È possibile anche diminuire questa corrente di ricarica andando a modificare la resistenza di programmazione della corrente di ricarica con i valori riportati in questa tabella. Per la corrente di 1 A, il valore di fabbrica di questa resistenza è 1,2 kΩ. Non è possibile impostare una corrente maggiore perché già con questi parametri, con una batteria scarica, il chip dovrà dissipare almeno 2,5 W di potenza. Con questo modulo possiamo ricaricare anche una comune batteria a litio 18650, anche se i tempi di ricarica si allungheranno un pochettino. Andiamo a realizzare un idoneo contenitore per questo circuito. Utilizzo questo tappo in plastica che andrò a ritagliare per far posto al circuito elettronico. Con il mio Dremel pratico dei fori alle due estremità opposte. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Con delle tronchesine per elettronica vado a rimuovere la plastica in eccesso.
Con lo stesso attrezzo vado anche a ritagliare gli angoli di questo circuito stampato per favorirne l'inserimento nel contenitore. Il fissaggio avverrà con l'utilizzo di colla a caldo, non prima però di aver applicato del nastro trasparente in modo da poter in qualsiasi momento tornare indietro e smontare tutto il circuito. La colla permette di fissare il circuito al tappo e anche di poter vedere lo stato dei LED di ricarica. Per ottenere una superficie liscia applico sulla colla ancora calda questa piastra in metallo che schiaccerò per qualche minuto. Una volta raffreddata possiamo andare a staccare il nostro involucro e avremo una superficie liscia pronta all'utilizzo. Bene, come promesso all'inizio, andiamo a realizzare i contatti magnetici. Per quelli di voi meno volenterosi, vi dico che questi contatti magnetici si trovano già inseriti all'interno di un caricatore per questo tipo di batterie. Vi metterò il relativo link in descrizione. Nel mio caso ho recuperato dei vecchi piedini magnetici dotati di filettatura alle estremità. Questi magneti si applicano perfettamente ai poli delle mie batterie al litio. Per il collegamento a questi magneti vado a crimpare all'estremità dei miei cavi questi connettori Faston tondi in modo da inserirli all'interno della vite filettata. In alternativa a questi piedini magnetici introvabili potete sempre acquistare questi magneti per lavagna e andare semplicemente ad avvolgere attorno del rame rigido a cui poi salderemo i terminali del nostro conduttore. Quale che sia la scelta, avremo comunque dei terminali magnetici che ci permetteranno anche di verificare il voltaggio delle nostre celle al litio. Riprendiamo i nostri magneti originari e andiamo a ricaricare questa batteria al litio. Abbiamo all'incirca 300 mAh di ricarica per questa batteria che evidentemente è quasi completamente carica, infatti dopo qualche minuto il LED rosso si spegne, la ricarica va a zero e la batteria sarà correttamente ricaricata. I tempi di ricarica naturalmente dipendono dalla capacità delle batterie. Ad esempio per questa piccola batteria al litio 14500 che riporta una fasulla dicitura di 5800 mAh, cosa alquanto impossibile da realizzare su queste piccole dimensioni, questa batteria avrà al massimo 500 mAh. Diffidate sempre di queste capacità eccessive che vedete su queste batterie al litio. Con circa 400 mA di corrente, nel giro di un'ora e mezza, questa batteria dovrebbe essere completamente carica. Prima che me lo chiediate in tanti, non è un problema se i due magneti si toccano. Non dimentichiamoci infatti che sulla scheda è presente un BMS che stacca il collegamento con le batterie nel momento in cui rileva un cortocircuito. Pertanto questa situazione non costituisce alcun rischio per il nostro modulo. Questa tecnica dei collegamenti magnetici può essere utilizzata anche per esempio per verificare il voltaggio di un pacco batterie come questo, un 4S dotato di BMS con indicatore di stato di carica delle batterie a LED e di una scheda di step up converter charger che converte la 5 volte in una tensione di 16 necessaria per alimentare e ricaricare le batterie. La realizzazione di un pacco similare è stato oggetto di un mio video precedente, link in alto a destra. Con i nostri contatti magnetici, collegati naturalmente al nostro multimetro, possiamo andare a misurare ciascun elemento della serie per verificare la presenza di celle sbilanciate. In questo caso abbiamo 3.6 volte per la prima cella e anche 3.6 volte per la seconda. Andando a monitorare tutte queste componenti della serie possiamo andare a individuare eventuali celle sbilanciate, come in questo caso in cui abbiamo la quarta cella che ha un voltaggio diverso dalle altre e che dovrà essere ribilanciata. Vi ricordo che il bilanciamento dei pacchi batterie serve per ripristinare la capacità di tutto il pacco. È stata oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link in alto a destra.
Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio per la visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.